Giorno 51. Durante la preparazione dello scorso episodio, riflettendo sui vari eventi vissuti fino a quel punto, mi sono venute in mente diverse cose che potevo essermi perso. La maggior parte di queste idee, laddove era possibile metterle alla prova, si è rivelata un buco nell'acqua. Alcune mi hanno fatto scoprire interazioni simpatiche che non conoscevo. Una di esse, invece, ha dato i suoi frutti. Ricordate la vergine di ferro di cui parla Papacis? Mi sono reso conto di aver provato a farmi uccidere e a farmi catturare, ma non a morire mentre venivo catturato. Ebbene, l'affrancato stavolta ha detto qualcosa che si avvicina alla verità. Perché vengo effettivamente trasportato a Villa Vulcano, in una discarica di vergini di ferro in disuso, gabbie e ossa umane, su un mare di lava che sembra aver ingurgitato parte del maniero. Questo posto ha evidentemente funto da prigione, e le vergini di ferro avevano probabilmente la funzione di portare qui chiunque vi dovesse essere detenuto. L'eruzione del Monte Gelmir deve poi essersi accodata ai numerosi sconvolgimenti climatici che colpirono l'interregno dopo la distruzione dell'anello, costringendomi a un pericoloso parkour tra le colate ardenti. Il luogo è infestato da pipistrelli e lumaconi magmatici, e nel percorso noto con interesse lo scheletro di un destriero della stessa specie di torrente. Il mio cammino si interrompe in un porticato pieno di strumenti di tortura, con tanto di candele rituali rosse accese un po' ovunque, dove vengo attaccato da un albinauro impazzito che ha subito una raccapricciante mutazione alla testa, vagamente affine a quella degli esseri umani di Ulasil in Dark Souls. È presente anche un albinauro sano, forse responsabile del rito che ha trasformato quell'altro, ma preferisco lasciare la stanza sotterranea dell'Inquisizione, dove certamente torneremo a tempo debito. Devo sapere cosa da dirmi Patches, che come al solito schiva abilmente ogni responsabilità. Comincio a pensare che possa essere uno dei senza luce di Lady Tanith. Ad ogni modo, ovviamente controllo ogni singola vergine di ferro di questa parte dell'interregno, collezionando soltanto una pila di atroci di partite. Ma ora, finalmente, posso dire di non aver più nulla da fare qua giù. Giorno 52. Il grande montacarichi di Dectus è decorato da statue di cavalieri dell'albero avvolti da rampicanti, sulle quali torreggia quella del fanciullo dotato di lancia che osservammo anche all'inizio della strada maestra di Bellum. Radagon? Michela? Morgoth? Chissà, un nobile che prima di morire cercava di tornare alla capitale mi conferma che la galleria che trovammo è effettivamente quella che conduce sull'altopiano, ma io mi faccio strada tra le radici avvizzite che hanno invaso questo posto così come hanno fatto con la città eterna senza nome, e che a questo punto mi viene in mente possano appartenere ad alberi madre minori, per mettere piede sull'ascensore a mosaico, fiancheggiato da magnifici altorilievi. E ora... Non mi aspettavo sarebbe stato addirittura l'intero pavimento a sollevarsi, ma in effetti stiamo parlando di un montacarichi che collega due segmenti della strada maestra. Arrivo in cima, e l'atmosfera è a dir poco surreale. Le note straziantemente malinconiche della colonna sonora sottolineano la decadenza non solo del luogo, ma della natura tutta, mentre il cielo e la stessa aria sembrano appesantite da un sottilissimo pulviscolo dorato. Riesco appena a sentire quello che sembra il lento respiro di qualcosa di gigantesco, ma non ne comprendo l'origine. No, però sul serio, non credo letteralmente ai miei occhi, tanto che controllo di non aver fatto guai nelle impostazioni di colore del monitor. Sembra in effetti che la polvere d'oro sia ascesa fino ad addensarsi nelle spesse nubi che vediamo da qui, ma perché non si vedono anche da laggiù? Perfino l'albero madre mi sembra completamente diverso dal solito, molto più etereo. Starò sognando? Come si spiega questo spettacolo incredibile? La roccia e la vegetazione sono pregne d'oro, come mi aspettavo, e imparo che questa specie floreale, precedentemente all'albero madre, era associata ai funerali. Trovo immediatamente la galera eterna del lignaggio aureo, sigillata, e vi giuro che mi aspettavo di trovarci dentro qualsiasi cosa a meno che questo, nel bene e anche nel male. Godfroy l'innestato. Chi? Non ne ho idea, ma oltre a essere letteralmente la prima fase di Godric presa di pacco e infilata qui, evidentemente è uno degli aurei, che forse anche prima del suo giovane parente ha inaugurato la pratica degli innesti. Mi trovo un po' in imbarazzo di fronte al suo uso dei venti, in quanto non ho modo di capire se sia semplicemente il prodotto di una pigrissima operazione di copia e incolla, o magari denota un collegamento tra Godfroy e Gran Tempesta. Per parlarne meglio, però, dovremo sconfiggerlo. Al secondo tentativo ottengo l'icona di Godfrey, un feroce guerriero che, quando si prefisse di diventare Lord, si mise sulle spalle la bestia reggente per placare la sua
sua sete di violenza. Sebbene non sia certo né in italiano né in inglese, credo che la sete di violenza fosse del futuro Lord. E intanto impariamo due cose: che egli non fu scelto immediatamente, bensì dovette in qualche modo guadagnarsi il trono, e anche che il suo rapporto con Serosh è molto più simbiotico di quanto immaginavo. Speravo di imparare qualcosa su Godfrey, che posso anche pensare essere uno degli eredi di Godric inviato qui in avanscoperta e imprigionato dagli uomini di Morgoth, o magari di Godfrey stesso, ma sono costretto ad andare avanti. Un seguace degli spettri striscianti e due masnadieri sembrano avercela con... qualcosa? Non ho capito. Più avanti trovo un accampamento di soldati della capitale, che possono lanciare la stessa polvere incendiaria usata dai brandicorna, mentre poco distante si staglia Leyndell, circondata di stendardi eterei che stanno forse a segnalare il teatro di una battaglia della disgregazione, come quelli sulle dune sabbiose di Caelid. Ma, trovato un luogo di grazia, mi reco al ponte divino per corroborare i miei dubbi sulla fisicità mutevole dell'albero madre. Guardate qua, completamente diverso, e nessuna traccia di nuvole dorate. Cosa diamine significa? Che il montacarichi mi trasporti magicamente in un altro tempo? O qualcosa del genere? Verificherò l'ipotesi percorrendo la vecchia galleria mineraria e sperando di trovare un paesaggio differente all'uscita. Che dire, è proprio una vecchia galleria mineraria. E quella scavata qui sembrerebbe una variante verde della scintipietra. Dei masnadieri e le loro trappole mi ostacolano la risalita, ma scopro che le pietre esplosive che alcuni minatori portano sulle spalle venivano usate per frantumare le rocce e furono create con una tecnica perduta da tempo, forse non dissimile da quella con cui sono stati animati i golem di fuoco. L'altare di questa miniera è adorato tuttora, come dimostra la piantina appoggiata su di esso. Il che significa che i masnadieri probabilmente non hanno nulla a che fare con Maliket, o se ce l'hanno, che i suoi obiettivi non contrastano con quelli dell'ordine. Il precipizio sulle rovine fa da casa ad alcune arpie con i loro pargoli, e verso la cima trovo la spada curva del dio serpente, raffigurante un'antica divinità serpentina, strumento sacrificale di una religione estinta un tempo praticata sul monte Gelmir. Accidenti! Forse quassù troveremo informazioni più chiare sulle divinità. Di fronte a questa nebbia di boss posso evocare ben due compagni, il brigante dalla maschera di ferro e il prode Tragot, ma come al solito rifiuto e vado avanti. In un'arena stupenda vengo aggredito dal drago di magma Makar, la cui specie, ora che ci penso, potrebbe avere a che fare con la religione rettiliana di qui sopra, ma che oltre a una postura più eretta di quello già affrontato non ha molto di nuovo da offrire dal punto di vista del gameplay. La sua scaglia lama tuttavia mi rivela finalmente qualcosa che ho sospettato fin dal quarto episodio, e cioè che alcuni campioni della comunione draconica si sono effettivamente tramutati in draghi, e in particolare i draghi di magma sono il risultato di tale trasgressione della natura. È il momento della verità. No, esattamente lo stesso paesaggio. Dove sta l'inghippo? Che sia tutta una mia paranoia? Ci sto perdendo la testa. Ma intanto mi trovo in una discarica di feretri, probabilmente un vecchio stazionamento parallelo alla via maestra, un tempo difeso da golem e ora pattugliato da guerrieri ripugnanti che brandiscono asce deformate da un qualche processo di fusione. Tra l'altro è divertente che io abbia coniato questo nome per loro, perché dopo aver ucciso il profumiere che se ne prendeva cura, raggiungo appunto le catacombe ripugnanti, abitate da creature del crogiolo di vario tipo, probabilmente rifugiatesi qui dopo essere sfuggite alla schiavitù da Leyndell, o forse gettate di proposito a marcire. La loro stessa esistenza, d'altra parte, fu da subito considerata un castigo per aver giocato col crogiolo primordiale. Certo, gran bel castigo dover sopportare la vista di queste sciagurate anime, che non hanno mai chiesto di nascere, né tantomeno di vivere in catene. La sala delle radici è presidiata dalla profumiera Trisia e da un guerriero aberrante, che a malincuore batto con facilità. Trisia si rese conto di non poter migliorare la vita delle creature del crogiolo, ma pensò di rendersi utile rasserenandoli almeno nella morte. Una storia, la sua, affine alle origini delle compagne di morte, plurali, ci ho preso anche stavolta. All'uscita trovo un cielo e un albero madre decisamente più normali, per cui forse sì, era davvero tutta una mia paranoia, e quegli strani fenomeni atmosferici dipendono semplicemente dal meteo. Nelle rovine del profumiere, immobile prova del fatto che questo posto era effettivamente una tomba per le creature impure rigettate da Leyndell, trovo le vesti dei profumieri della capitale, orgogliosi della responsabilità del loro ruolo. Ma questi vanno a braccetto con i brandicorna, o per meglio dire, con gli ammazzapresagi, una stirpe di profumieri particolarmente violenti originatisi da un certo Rollo. Imparo anche qualcosa che mi aveva in effetti perplesso più di una volta. L'uso del fuoco era sì proibito ai servitori dell'albero madre, ma questa regola fu abbandonata durante la disgregazione, e da allora i profumieri si dotarono di queste ampolle di aromi scintillanti. Essi, inoltre, sono gli unici frequentatori di alcuni giardini nei quali sbocciano i fiori usati nelle loro fragranze, e trovandomi nei pressi del luogo segnato sulla mappa di Pidia non posso non pensare al giardino del sacro albero. Chissà se è davvero qui vicino. Per il momento, però, trovo la caverna del savio, nella quale a quanto pare dovremo giocare con le pareti illusorie, venendo tuttavia riccamente ricompensati. Lo scudo a mandorla decorato con l'effigie di un lume acceso, simile agli alberelli spettrali, fu dichiarato illegale in quanto presagio di un peccato cardinale, il che ha senso alla luce delle speculazioni fatte sulla germogliatura. Queste due sottili lame vengono usate dagli assassini di Montecorvo e simulano gli attacchi dei necrorapaci. Costoro, in effetti, indossavano vesti piumate e maschere costrittive, in nome di un rito volto a imitare gli uccelli della morte. È proprio qui dietro che incontro niente meno che il necromante Garris, evidentemente affiliato con gli assassini, ed insieme a
ad essi è responsabile di un ritorno in auge delle cerimonie di morte. Egli si fa aiutare dagli scheletri rianimati di serpenti lumaca che abitano un teschio come guscio, e le apparizioni che evoca lo rendono insospettabilmente pericoloso. Dopo essere morto una volta, sbaglio strada e trovo il secondo boss dell'area, un'assassina dei neri coltelli, che ora sappiamo essere legati a doppio filo ai necromanti, capaci di rendersi completamente invisibile. Questa meccanica, grazie alla presenza di un acquitrino, rende estremamente interessante il combattimento, che vinco rapidamente. Il velo coprente, ricavato dai brandelli dell'oscura cappa che ammantava l'assassina, permette di occultarsi alla vista dei nemici. Posso inoltre guardare meglio i cadaveri impiccati, notando che si tratta di albinauri. Cosa hanno i neri coltelli contro di loro? Forse le proprietà ottiche delle loro gambe hanno avuto un ruolo nella sintesi di questi mantelli? Non ne ho idea. Anche il saggio eretico Garris cade, lasciandomi il suo bastone impreziosito da 3 teste bronzee che raffigurano sua moglie e i suoi 2 figli, i cui spiriti rancorosi possono ancora essere chiamati in battaglia. Quante sorprese in una sola caverna! Ma è tempo di uscirne. Su una delle carrozze abbandonate trovo la maschera e le vesti di un anziano signore di una nazione minore, forse venuto in visita a Lindel prima di incontrare la fine. Si tratta in effetti della veste di Kenneth Hight, il che conferma una volta per tutte che Sepolcride è un regno minore, e spiega dove sia andato a finire il suo precedente sovrano. Nella mia cavalcata verso nord, tuttavia, vengo improvvisamente attaccato dal drago antico Lanceax, dalle ali dorate e ammantato di purpurea folgore, completamente diverso dai draghi volanti figli di Greyol, e dalla corporatura quasi rocciosa. Dopo avermi devastato una volta, mi ripresento per la rivincita e...
così come è comparso, improvvisamente svanisce nel nulla. Mi gioco la testa che Lanceax è discendente di Fortisax, e in ogni caso era certamente venerato a Leyndell. Nuovamente sulla radura antistante la capitale, incontro Millicent che la osserva con determinazione. Intende ripercorrere i passi di Malenia per riuscire a trovarla, sospettando che si sia nascosta a ovest, oltre le terre dell'albero madre. Dalla cima delle rovine di Lux, dimora di un gruppetto di semiumani, chiudo il cerchio raggiungendo il montacarichi che mi ha portato per la prima volta qui, e proseguo poi verso le rovine di Windham, dove mi attende una piacevole sorpresa. Beh, dopo lo sproloquio dello scorso episodio non si può dire che non abbiamo avuto la nostra ricarica di combattimenti, eh? Le evocazioni di Tibia, forse il nome del marinaio, confermano che l'assenza di una guida è la causa del disperato girovagare dei defunti. Poco sorprendentemente, oltre le rovine di questa città santuario mi aspettano le catacombe di Windham, nei cui sotterranei un cavaliere di Leyndell dalla lucente armatura mi dà qualche rogna. Un cadavere ardente accovacciato davanti all'ennesima statua femminile nascosta dietro a un sigillo demoniaco portava un altro amuleto scorpione da assassino, e oltre a un secondo cavaliere trovo anche un ricettacolo degli apostoli del drago antico, a suggerimento di una probabile affinità di Windham con tale culto, prima che se ne appropriassero i servitori della morte. Il boss è un semplice guardiano sepolcrale, che non droppa nulla di interessante, e io decido che è ora di riposare. Giorno 53. La prima cosa che noto nella rocca è una peculiare novità, una statua di Marika che permette di accedere ai combattimenti in arena, aggiunti di recente, almeno per me, con un'espansione gratuita. Non è però il momento di provarli, e vado piuttosto a salutare Corin, che ha deciso di partire, approfittandone per comprargli tutti gli incantesimi. Roderica, invece, mi avvisa dell'arrivo di qualcuno di losco alla tavola rotonda, dalla cui presenza si sprigionano le urla di spiriti terrorizzati da una maledizione, a sua volta percepita dalla giovane medium come una cacofonia di sofferenze di origine ignota, qualcosa
di ancor più ripugnante dell'innesto. Mi implora di tenermene alla larga, ma evidentemente non mi conosce, perché non posso non pensare alle urla dei corpi ardenti. E in ogni caso è evidente che abbiamo appena ottenuto accesso a una parte fino ad ora sconosciuta della lore. Eccolo lì, lo spettro rosso del ripugnante mangiasterco, seduto ai piedi di una enorme pila di cadaveri maleodoranti e in putrefazione. A quanto vedo, tutti appartenenti a popolani antichissimi. Le pareti sono imbrattate di sangue, così come il pavimento su cui siede il mangiasterco, mentre dal vivo riesco a vedere chiaramente i corni recisi che spuntano dalla sua armatura, nonché la sua testa che non so neanche come descrivere, e un po' mi ricorda quella dell'albinauro a inizio episodio. La sua posa è rilassata e mi parla placidamente dell'esperienza di sentire la maledizione con tutto il proprio essere, la peste della vita stessa, temuta e disprezzata da tutti, ciò non di meno da lui considerata una benedizione, o almeno me ne parlerebbe se io non fossi del tutto ignaro e pertanto indegno della sua attenzione. Mi manda via per impedirmi di disturbare la sua tanto attesa pace, suggerendo che la serenità di cui posso godere qui alla rocca è tutto ciò che mi tiene lontano dalla morte e dal degrado. È importante sottolineare che sta parlando della mia morte e del mio degrado, come se io, eventualmente alla pari dei miei compagni senza luce, avessi dentro di me qualcosa che in lui è esploso violentemente sotto forma di questa misteriosa maledizione. Non si contano le domande che vorrei fargli. Perché è uno spettro? E come ha fatto a portare tutti questi cadaveri? Per quale motivo? In cosa consiste la maledizione? È collegata ai corpi ardenti? E al crogiolo? Cosa alberga in noi senza luce? Perché nessuno, neanche Ofnir, sembra voler commentare la sua presenza? E in che senso la pace della rocca mi mantiene puro? Purtroppo nessuna di queste domande troverà risposta in questo episodio, ma non crediate che me le dimenticherò. Intanto provo a interagire con la statua di Marika, comprendendo che devo attivare le arene prima di poterle utilizzare. Mi reco quindi al Colosseo di Caelid, dove con un brivido spalanco per la prima volta il portone per trovarmi in un'anticamera dominata dall'ennesima statua della dea. Mi lancio alla cieca in un duello contro Sial Goodman, ma la sua doppia lama con ping più 10 fa di me porchetta in men che non si dica. Apro anche l'arena di Sepolcride, sostanzialmente uguale all'altra e con decorazioni che non mi dicono nulla di particolare, dove stavolta combatto e vinco in un'ordalia selvaggia contro il valoroso Majora.
Direi che questo è quanto e possiamo proseguire lungo il fiume Terme verso presumibilmente il Monte Kelmir e Villa Vulcano. Il nome del fiume non è difficile da giustificare e nella relativa caverna, comprensibilmente abitata da servitori della marcescenza e ratti velenosi, trovo i parassiti micotici che potrei indossare per vincolarmi alla terra stessa, come fanno costoro. In fondo alla spelunca combatto due servitori insettoidi, dai quali apprendo che i prodotti della marcescenza scarlatta devono fiorire in terre remote e tornare a noi, prole indesiderata. Credo che rifletteremo molto bene su questa linea di descrizione. Forse la dea della marcescenza è partita per rafforzare la sua progenie prima di un suo ritorno, o almeno questo è quello che sperano i suoi seguaci. Qui i non morti sembrano venire gettati dal precipizio, per quanto nello stato in cui versano attualmente non sono molto turbati dalla cosa. Presso la foce del Terme assisto inaspettatamente a una colluttazione tra i soldati reali e i monaci del fuoco, i quali sembrano utilizzare la fiamma per una tecnica immolatoria che permette loro di controllare e brandire come arma il loro stesso sangue. Non per niente indossano una corona di spine, e i loro bastoni rituali sono pieni di punte acuminate. All'interno del forte Lyed combatto io stesso contro la copia sputata di Smough, un sommo prelato dei monaci del fuoco che mi lascia il suo micidiale martello. Il forte apparteneva evidentemente all'esercito della capitale prima di venire preso d'assedio, ma oltre alla pila di soldati caduti trovo un nobile di Villa Vulcano morto di stenti dopo essersi nascosto. Per quale motivo i monaci si sono ribellati ai soldati della capitale? O forse sono stati questi ultimi, sotto la guida di Morgoth, a rompere le scatole un po' a tutti? Questa seconda ipotesi mi sembra per ora più plausibile. Un potentissimo drago di magma mi ostacola la prosecuzione attraverso la colata del vulcano. Lo sconfiggo al terzo tentativo, mentre mi convinco sempre di più che la religione serpentina del Monte Gelmir sia incentrata attorno ai draghi. Questi grugniti sono forieri di ottime notizie. Alexander Pugno di Ferro sta facendo un bagno rinvigorente nella lava per temprare il proprio ceramico corpo, ma non è soddisfatto della temperatura appena tiepida di questo magma, e perciò diretto a est, verso il picco del gelido gigante, dove si narra essere custodita la fiamma della rovina. Accidenti, il coraggio è davvero l'ultima cosa che ti manca? Mi ha anche confezionato un regalo con le sue mani, un vaso da indossare come copricapo. Grazie, amico. Andando avanti, nella capanna dell'eremita, sul cadavere di un nobile trovo la prova che Rijkaard, riscopritore degli antichi incantesimi di Gelmir, è figlio della regina Rennala, e immagino anche di Radagon, essendo un semidio. Dopo aver trovato una balestra il cui funzionamento si basa su un sofisticato sistema di specchi e leve, supero una lunga serie di barricate difese anche da una vergine di ferro, che ormai non provo più a usare come capsula di teletrasporto, per raggiungere il villaggio secluso, ora dimora di semiumani, ma un tempo abitato da stregoni eremiti. Tra questi si annovera Wilhelm, uno dei primi senza luce della rocca, che dopo aver studiato la corrente magica originaria, a breve capiremo se si tratti di quella di Azur o di Lusat, si scontrò con l'amico Vargram, per poi venire imprigionato nella rocca della Tavola Rotonda. Immagino però che a un certo punto ne sia fuggito, per incontrare la sua fine quassù. Anche un distinto scolaro di Raya Lucaria, al quale fu concessa la maschera di Herodas a causa del suo eremitaggio, è morto qui, ma egli è tutt'altro che lo stregone più illustre ad aver subito questo destino. Sconfitta la regina semiumana Maggie, al limitare del villaggio e in contemplazione del burrone, trovo i resti cristallizzati di Azur, che non sembra potersi definire davvero morto, in quanto ho potuto interagire psichicamente con lui per ottenere il suo leggendario incantesimo. In esso scorgo le tenebre dell'abisso da cui proviene la scintipietra, nel quale lo stregone originario scrutò, trovandosi spaventato ma anche ammaliato. Forse è per questo che si è spinto fin quassù, seguito poi da altri desiderosi di avvicinarglisi. Proseguo sull'altra sponda del burrone, addentrandomi nella tomba dell'eroe di Gelmir, estremamente simile a quella dell'eroe degli Acriti, se non fosse per la lava che rende pericolosissima la discesa. Qui si sono nascosti alcuni nobili di Villa Vulcano insieme ai loro paggi, e inaspettatamente trovo un'ombra cimiteriale che mi droppa la sua arma. Scopro così che si tratta dei custodi delle catacombe, e in italiano sono queste ultime a essere descritte come infestate da insetti, mentre in inglese, per quanto sia un po' ambiguo, è più naturale interpretare i custodi stessi come vittime dei parassiti, il che ha molto più senso. Trovo un passaggio segreto che mi fa fare doppio jackpot. L'armatura dei cavalieri di Gelmir conferma che il pretore Rijkaard era anche figlio di Lord Radagon, e in più scopro finalmente che i cavalieri limiere sono muti cacciatori che scelgono in autonomia il proprio padrone per seguirlo fino alla morte. Questo aveva evidentemente deciso di seguire uno degli eroi di Gelmir, chiunque essi siano e qualunque impresa abbiano compiuto in passato, ma ora si spiega l'eterogeneità di situazioni in cui abbiamo incontrato tali segugi. Non è finita. Ottengo ulteriori commenti sulla caduta di Rijkaard nella più avida depravazione, a seguito della quale i suoi cavalieri rimasero senza padrone. Momentaneamente soddisfatto, faccio per andarmene prima di interrompere la sessione di gioco, ma solo dopo essere morto mi ricordo delle decine di migliaia di rune che non ho raccolto.
Giorno 54. Riflettendoci, la mancanza di boss è sospetta. Che sia presente un altro segreto in questo dungeon? In effetti sì, ed era semplicissimo, ma mi fa sentire un figo averlo scoperto. Il boss, in fondo a una sontuosa scalinata, è il lupo rosso del famoso campione seppellito qui, che mi lascia le ceneri dell'Emire Flo. Costui aveva giurato di seguire un vero re, ma non trovò mai nessuno all'altezza, e morì senza padrone. In una cassa presso le radici è stata nascosta una radice mortale, ma purtroppo non trovo altro di interessante qui dentro. Consegno l'artefatto a Gurrank, che si ripromette di non dimenticare di nuovo il suo appetito e il suo peccato, a causa del quale dovrà consumare sempre più tuberi mortiferi. Credo si stia rammaricando del momento di scarsa lucidità con cui ci ha accolto tempo fa, e mi ricompensa ancora con uno dei suoi incantesimi che ne incarnano l'incessante furia. È interessante leggere questa frase a proposito del risveglio della sua natura bestiale, come se avesse in passato tentato di sopprimerla, o magari lo sta facendo tuttora, ma ho una seconda radice da consegnargli. Mi ringrazia asserendo che la morte, puntini puntini, il suo peccato, non ci è dato sapere se il suo peccato sia la morte o se ci sia una virgola tra i due concetti, ma io mi prenderò la libertà di usare il singolare, non debba essere toccata da mano umana, e per questo mi dona i suoi artigli per poter mietere altre radici mortali. Ma ecco una descrizione fondamentale per comprendere questo personaggio. Gurrank era in passato una belva talmente feroce da essere nota come morte dei semidei, e allora sì che il suo peccato è la morte. Non posso sottolineare abbastanza l'importanza di questa informazione, per quanto parziale e avvolta nell'incertezza. Gurrank fu probabilmente coinvolto in qualche modo nella morte dei vari semidei senza anima e o nella notte dei neri coltelli, ed essendosi poi pentito ha cominciato a punirsi come sappiamo. Ma non solo, a guardia del suo santuario c'era il seguace della lama nera, a indicazione che fu proprio questi a ordinare alla bestia di assolvere al gravoso compito, e che quindi Maliket non ha nulla a che fare con il macabro utilizzo che è stato fatto della sua runa, come pure potevamo aspettarci. Stiamo imparando cose nuove a un ritmo impressionante, ma siamo più che preparati ad assimilarle come si deve. Non desidero però sovraccaricare questo episodio, che chiuderò qui in attesa di mostrarvi la conclusione dell'attuale sessione di gioco nel prossimo. Grazie per essere stati con me, e a presto!